Costringevano i loro clienti in ritardo con i pagamenti della droga a spacciare per loro al fine di ripianare i debiti contratti. In caso contrario, la banda non esitava a porre in essere raid punitivi con percosse e sequestri. All'alba di oggi a Moncalieri, 30 carabinieri del Comando Provinciale di Torino, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili del nucleo elicotteri, entrambi di Volpiano, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro italiani ritenuti responsabili a vario titolo di sequestro di persona, rapina, estorsione, minaccia e lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Moncalieri trae origine da una denuncia presentata nel dicembre 2019 da un italiano di 32 anni che era stato sequestrato e caricato su una macchina fuori da una discoteca dei suoi aguzzini con la finalità di obbligarlo a lavorare per loro. Il giovane riuscì a scappare gettandosi dall'auto in corsa.